eccetera, che sia di sussidiarietà vera. Sussidiarietà l'abbiamo usata in maniera un po' violenta, certe volte, in maniera un po' difensiva, no? Qualcuno anche in Regione Lombardia è stata fatta una tesi, come dire, un po' esasperata, ecco, di una sussidiarietà. Qui abbiamo bisogno di una sussidiarietà cooperativa, di una sussidiarietà inclusiva. Cosa vuol dire sussidiarietà? Che sia nella catena verticale delle competenze tra gli enti superiori e gli enti locali, sia in quella orizzontale delle formazioni sociali, il comune ha un compito di chiamare il suo pezzettino di competenze, che non sono poche, di chiamare un po' a raccolta anche tutte le altre risorse, senza invasioni di campo, il sostegno specifico alle imprese, all'innovazione delle imprese che sono fondamentali, più di competenza della Camera di Commercio, lo sviluppo delle grandi vie di trasporto e via dicendo, di competenza della regione, ma bisogna portare magari alla regione delle idee rispetto a un territorio, se no siamo anche un po', come dire, ambientalisti a corrente alternata, siamo in coda in Mannauto, ci incazziamo, vorremmo più strade, e lì facciamo una manifestazione magari in cui non bisogna fare più le strade, cioè bisogna tenere insieme anche un po' questo tipo di dimensioni. Ecco, questo è un tema importante. E anche qui significa avere uno sguardo meno attento semplicemente all'esercizio delle proprie competenze, che pure sono importanti, ma anche avere una capacità in qualche modo di coinvolgimento abbastanza forte. Attenzione, perché dentro qui noi abbiamo delle risorse ulteriori da giocare. Dicevo prima, il tema ad esempio della tanta innovazione che talvolta le società partecipate dal pubblico, con cui il pubblico ha a che fare e che spesse volte con fatica rifluisce dentro le attività ordinarie dei singoli comuni. Mi riferisco al tema che su parametri fondamentali come sono quelli dell'acqua, della gestione dei rifiuti, del trasporto pubblico, dell'innovazione anche delle tecnologie a favore anche di una vita dei cittadini più semplice, c'è una come dire, informatizzazione, uso questo termine, insomma, è limitativo, ma come dire, tutta quella innovazione che deve essere portata dentro l'amministrazione, che può migliorare la qualità della vita dei cittadini, può dematerializzare usando meno il trasferimento fisico, meno carte, via dicendo così, ma che porta anche a un beneficio se riesce a essere molto più attento a quelli che sono anche i bisogni talvolta dei cittadini. Dentro qui abbiamo aziende pubbliche che tra l'altro come dire, sono chiamate anche sempre più, una delle riforme che ci sono state faticose per gli enti locali, che quando vengono insediate, quando vengono nominate gli organismi di amministrazione, dovremmo, insieme alle norme del codice civile che li disciplinano, dare un atto di indirizzo agli amministratori, le assemblee dovrebbero essere più ambiziose e più attente a dare un atto di indirizzo, che non va a gestire il quotidiano che compete agli amministratori delle società, ma le linee strategiche, perché le linee strategiche il codice dà, come dire, la cornice di riferimento del funzionamento, ma il contenuto, se tu devi investire di più da una parte o dall'altra, lo devono dare i soci, lo devono dare i comuni. Guardate che queste sono delle leve formidabili dal punto di vista di essere alleati con le amministrazioni comunali per fare o meno politiche che vanno in questo senso. Ho citato prima, come dire, tre cose strategiche come l'acqua, come i rifiuti, come il trasporto pubblico. Sapete che sul trasporto pubblico, ad esempio, l'Ecco, Como e Varese sono insieme nella stessa agenzia, siamo un po' sulla difensiva, nel senso che si riesce a malapena a fare i servizi che ci sono, si sta cercando di fare un po' di innovazione mettendo nelle nuove gare d'appalto anche un coinvolgimento maggiore delle comunità locali, un'intermodalità. Pensiamo al tema di una bigliettazione che favorisca il trasferimento da un mezzo all'altro senza che diventi complicato, che ci sia una tracciabilità anche per poter remunerare correttamente i diversi operatori, perché poi le cose vanno avanti anche se ci sono la facilitazione di queste cose, cioè non ci si può salvare ognuno a casa propria, insomma, ecco, dal punto di vista del segmento del trasporto, eccetera. Ecco, guardate che questo è un tema, come dire, fondamentale, quello di riuscire a far sì che in questi organismi, in queste realtà, ci sia anche una capacità di vivere una partnership e non una delega come spesso capita. Nominiamo lì gli amministratori,
portano a casa, ben venga se portano a casa un po' di utili, punto e basta. Non sempre queste società sono all'altezza di un compito che dovrebbe essere anche di facilitare almeno alcuni di questi obiettivi da raggiungere da questo punto di vista. E lo stesso dicasi per enti di secondo livello, i parchi, le comunità montane, le gestioni associate dei servizi e delle competenze. Io penso che i comuni, alcune